Allora, ciao ragazzi, oggi vedremo la relazione tra gli elementi di due figure simili. Che cosa abbiamo detto? Che due figure sono simili quando hanno i lati in proporzione. Significa che hanno la stessa forma e il rapporto tra i lati corrispondenti è costante. I lati corrispondenti significa i lati che si oppongono allo stesso angolo sono corrispondenti. Bene. Abbiamo visto che i lati sono in un rapporto, posso mettere in un rapporto tra loro i lati corrispondenti. Però dobbiamo chiederci cosa succede alle altezze, alle mediane, alle bisettrici, ai perimetri e alle aree. Benissimo. Di fatto si può pensare scusate, si può pensare che anche questi saranno in proporzione. Allora andiamo a vedere per esempio le altezze. Qui abbiamo due triangoli simili. Sono simili, logicamente vedete questo lato fratto questo lato, A' B', questo è il lato corrispondente di AB, A'B', di AC sarà A'C', di BC sarà B'C'. Logicamente i lati saranno in proporzione, abbiamo detto, quindi si può osservare che AHC e A'HC' per il primo criterio di similitudine. Quindi possiamo dire che il rapporto tra le altezze corrispondenti a due figure simili è uguale al rapporto di due lati omologhi. Andiamo a vedere qui le mediane. Ci ricordiamo cosa sono le mediane, no? Sono quei segmenti che uniscono il vertice con la metà del lato opposto. Anche in questo caso si può vedere che sono simili i triangoli ABM, e A'B'. Per il secondo criterio di similitudine. Questi due triangoli sono simili. Oh, anche qua il rapporto tra le mediane corrispondenti di due figure simili è uguale al rapporto fra due lati omologhi. Stessa cosa. Per quanto riguarda le bisettrici sono quei segmenti che partono dal vertice e dividono l'angolo in due parti congruenti. Quindi il triangolo APC e A'B'C' sono simili per il primo criterio di similitudine, e anche qui il rapporto tra le bisettrici corrispondenti di due figure simili è uguale al rapporto fra due lati omologhi. Allora, questa cosa si può verificare anche per i perimetri. Anche il rapporto fra i perimetri è uguale al rapporto di similitudine, cioè al rapporto fra due lati omologhi. Allora, qui considera i quadrati simili ABCD e A'B'C'D'. Logicamente, essendo ABCD simile ad A'B'C'D', si può scrivere questa proporzione: A'B' sta ad AB, come B'C' sta a BC, come C'D' sta a CD, come A'D' sta ad AD. Logicamente tutti i lati in proporzione, no? Ora, applicando la proprietà del comporre, io posso addizionare tutti i primi termini: A'B' più B'C' più C'D' più A'D' sta ad AB più BC più CD più AD, come A'B' sta ad AB. No, ma guardate un attimo, A'B' più B'C' più C'D' più A'D' non, che cos'è? Non è altro che il perimetro di A'B'C'D'. E AB più BC più CD più AD non è altro che il perimetro dell'altro quadrato, ABCD, e quindi il rapporto tra i due perimetri è uguale esattamente al rapporto fra due lati omologhi. Ok? Benissimo. Ora, la prossima volta poi vedremo, quindi abbiamo visto in questa lezione che cosa? Che
Quando due triangoli sono simili, anche le altezze sono, facendo il rapporto di due altezze, otteniamo il rapporto di similitudine. Anche il rapporto fra le due mediane vale il rapporto di similitudine. Nelle bisettrici, anche il rapporto delle bisettrici vale con il rapporto di due lati omologhi, cioè il rapporto di similitudine. E per quanto riguarda i perimetri, la stessa cosa, il rapporto fra i perimetri vale il rapporto di due lati omologhi, fra due lati omologhi, cioè anche qua il rapporto di similitudine. Ok.